Sono veramente felice perché è un giorno di grande festa, non poteva esserci oltretutto giornata migliore per consegnare, per festeggiare l'opera che viene consegnata e che accoglierà il porto più turistico più importante dell'area dello Stretto. Quindi è un giorno di festa per Villa San Giovanni, è un giorno di festa per tutti i comuni limitrofi, è un giorno di festa per la città metropolitana, per la regione e direi anche per il paese, perché quando le opere vengono compiute è un grande segnale di capacità amministrativa e di anche rapporti istituzionali che comunque si mantengono per raggiungere, ecco, insieme gli obiettivi importanti che servono per la crescita del territorio. Il porto di Villa, il porto turistico di Villa San Giovanni, sarà quindi il porto più importante dell'area dello Stretto, ma non si festeggia soltanto oggi la fine dei lavori e la consegna di una grande opera alla città, ma si consegna l'inizio di un grande percorso di crescita che, che ha come obiettivo quello di sviluppare il turismo qui da noi, perché se ne è sempre parlato per decenni, da 73 anni, da quando siamo in epoca repubblicana, ma in questi decine e decine di anni è stato fatto sempre ben poco per un territorio come il nostro, che occupa un posto eccezionale al mondo perché è al centro del cuore del Mediterraneo. La ricchezza, da che mondo è mondo, la storia ci insegna che passa dal Mediterraneo e noi siamo proprio la punta dell'Europa nel Mediterraneo, e da qui parte un nuovo sviluppo che inizia dal turismo ma che proseguirà anche successivamente con il corridoio. Sono sicuro che prima o poi si arriverà al governo con l'approvazione del corridoio Palermo-Lyon, perché la TAV non è soltanto Torino-Lyon, la TAV è il proseguimento dell'attuale alta velocità che va da Roma a Milano, Milano-Torino, Torino-Lyon. Quindi l'ingresso dell'Italia in Europa è fondamentale, ma l'ingresso dell'Italia in Europa deve avvenire con il sud. Per questo sto lavorando insieme al Presidente del Parlamento Europeo, insieme a Forza Italia e a chi vuole le grandi opere per arrivare al finanziamento di quello che può finalmente portare economia e finanza nel nostro paese e soprattutto rilanciare il sud, che è il corridoio Palermo-Berlino. Questo Palermo-Lyon, questo permetterebbe ai nostri porti di poter finalmente funzionare. Cambiamo argomento. Sanità. L'interpellanza che ha presentato. È impossibile che la Grillo rimane sconvolta quando le Iene gli chiedono cosa succede all'Ogri, perché dal 5 giugno ci sono le registrazioni sia in aula al Senato sia in commissione, in sua presenza, in presenza del Vice Ministro della Salute, tutte le agenzie stampa che ho fatto, sono più di centinaia, dove denuncio questi problemi. Mi sembra assurdo che rimane colpita dalle Iene, lo sapevano. Chiederò anche io la relazione al prefetto dopo di poterla avere per poterla portare in commissione salute, andremo avanti su questo.